a tutti e bentornati sul mio canale. Siamo tornati qui con Crash Bandicoot 2. Oggi faremo il quadro Air Crash, o meglio, parte del quadro Air Crash, perché potremmo accedere a una sola gemma facendolo all'inizio, poi successivamente con un altro quadro. Potremmo sbloccare un percorso che ci consentirà di sbloccare anche la seconda gemma. Quindi partiamo subito, let's go! Devo riprendere la mano ora che è da tanto che non gioco. Andiamo safe, va, senza fare trick. Prendiamolo piano piano, tanto questo non è a tempo, questa prima parte, che non mi necessita di tutte le cassette. Vabbè, queste le prendo, dai. Vado sulla mia motoretta. Andava a 100 all'ora, andava a 100 all'ora, no! Lo sapevo, se non mi schiaffavo là, non ero io. Prendiamo bene qui le tempistiche. Il cristalluccio. Ecco qui la prima parte, dobbiamo andare su questa pedana. Vabbè, io dico dobbiamo andare, va, ma per chi non conoscesse Crash, ma un gioco molto famoso che è difficile che qualcuno non lo conosca. Oppla, 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 esercizio. Ora basta, proseguiamo. Basta giocare. Ah, devo andare per forza di là. Volevo fare il furbo. Volevo fare il furbo io a passare di lato. No, mi ha beccato, mannaggia. Mi ha beccato. E oppla là, finish. Prendiamoci la gemmina. Si fa il ballettino. Ok. Quindi per oggi io mi fermo qui con questo quadro. Poi andando in Air Crash, nel prossimo appuntamento andremo in Air Crash perché c'è una, diciamo, zona segreta dove mi permetterà, se mi ricordo bene, di prendere la gemma rossa al piano di sotto. Quindi nel prossimo episodio faremo questo. Aspetta, vediamo il quadro se mi ricordo bene. Eccolo qua, Snowgoo. La gemma rossa di Snowgoo. Quindi risaliamo al piano successivo. Così completeremo il quadro completo. Bene, per oggi è tutto. Iscrivetevi al canale. Cerchiamo di arrivare ai 300 iscritti. Possiamo farcela. Lasciate un mi piace. Attivate la campanella per non perdere i prossimi video. Bye bye!
Online 92.